Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qua con una nuova recensione particolarmente attesa perché parliamo della recensione di The Evil Within 2. Allora, mi sono preso il mio tempo per giocarlo come si deve e adesso sono finalmente pronto a dire la mia. E nel senso che, allora, diciamo che questa recensione dovrà vivere un po' a due velocità. Da una parte sono entusiasta di ciò che ho visto, sono entusiasta di ciò che ho giocato, sono entusiasta di ciò che ho vissuto per 13 ore. Questa era stata la mia durata, 13 ore e 6 minuti, qualcosa del genere, insomma. Da una parte non sono minimamente soddisfatto di ciò che ho visto, di ciò che ho giocato, di ciò che ho vissuto. Premessa, non ci saranno spoiler, per cui andate tranquilli ad ascoltare tutto quanto senza paura che vi possa rovinare qualcosa, perché appunto non mi lascerò andare a niente. Limitandomi a fare un discorso generale su quella che è stata la mia esperienza con questo gioco. Allora, Devil Within 2 è complessivamente un gioco molto buono, un gioco di grandissima qualità, curato nei minimi dettagli, un gioco che capitalizza sui punti di forza del suo predecessore per proporre un'esperienza più completa di quella vissuta precedentemente col primo The Evil Within. Però, ci stanno una discreta serie di però. Perché se da una parte noi abbiamo un prodotto che ormai cammina più sul territorio degli action piuttosto che sugli horror. Per cui se il primo Devil Within lo potrei parificare a Resident Evil 4, Devil Within 2 sarebbe Resident Evil 5. Per farvi un po' capire dove ci troviamo, ecco. Questo aspetto di voler abbracciare un po' più l'azione a discapito della suggestione mi ha fatto storcere un po' il naso. Perché? Perché Devil Within è un prodotto strutturalmente un po' antiquato in termini di meccaniche. Devil Within è un gioco che propone meccaniche abbastanza legnose. Uno dei tratti tipici di questa serie è il suo voler essere un po' all'antica per richiamare e rievocare i ricordi dell'epoca d'oro dei survival horror, che non c'è più. Per cui ci troviamo di fronte a un gioco che vuole essere un action, ma non ne ha le capacità, non ne ha le possibilità. È come se io mettessi il motore di una Ferrari su un pandino. Per cui ho tutta questa azione, tutti questi grandi combattimenti, questa grande enfasi sul combattimento, ma sono legnoso come un survival horror di tanti anni fa. Per cui stona, come stonerebbe appunto il motore di un Ferrari su un pandino. Per cui questo è un aspetto che mi ha fatto un po' storcere il naso perché va a cozzare con quella che è l'essenza di Devil Within. Devil Within è nato come un prodotto estremamente lineare, un prodotto estremamente suggestivo ed evocativo che si fondava sul metterti a disagio, sul metterti paura, sull'angosciarti, sul toccare delle corde del tuo animo che ti potessero in qualche modo mettere a disagio. Ecco, Devil Within 2 lo fa in maniera molto più limitata. Lo fa cercando di spostare l'attenzione sull'ansia del combattimento. Cioè, prima era l'ansia della progressione, la paura di vedere cosa si celasse dietro una porta, dietro a un angolo, eccetera. Qui ci sono molte meno sequenze scriptate nel complesso e tanta azione in più, al punto che ci sono anche delle fasi che sono al limite dell'open world. La fase che io vi ho mostrato sul canale, sia nella diretta che feci, sia in un terzo episodio, denotava missioni secondarie, attività marginali e una forte enfasi sull'esplorazione per cercare oggetti, strumenti e quant'altro. Per cui è un po' una forzatura del concept di Devil Within che secondo me si sposa male con quelle che sono le meccaniche di base di Devil Within. Perché questa è una doverosa precisazione che secondo me va fatta, che però non, cioè prescinde, ecco, però prescinde dalle qualità oggettive dell'esperienza, che me l'hanno fatto adorare, perché è rimasta la magistrale, leggendaria direzione artistica. È un gioco che visivamente è una gioia per gli occhi. Ci sono delle ambientazioni sublimi, ci sono delle sequenze spettacolari, c'è un uso
del sistema di illuminazione che è da antologia in alcuni momenti, un uso dei colori che è da antologia in alcuni momenti. Insomma, è diretto come meglio non si poteva dirigere. A livello narrativo l'ho trovato a tratti un po' inconsistente, ma nel complesso segue quella che è la natura di Devil Within, per cui gradevole, per quanto a tratti criptico e poco sensato, però gradevole. Tutto quello che si respira nel gioco è bello, nel senso che il gioco ha una buona varietà di situazioni, il gioco ha diverse ottime boss fight, il gioco ha un incedere lento ma progressivo che ti porta fino a una a diversi colpi di scena, anche devo dire, e nel complesso è un gioco che si lascia giocare molto bene. Peccato, secondo me, per questa eccessiva predisposizione verso l'azione, perché l'ha un pochino snaturato e secondo me gli ha anche un po' ridotto quello che è il fascino. Se fosse stato un po' più votato all'ansia, all'angoscia, alla preoccupazione, al disturbare il giocatore, piuttosto che sul metterlo alla prova in combattimenti spesso noiosi, sarebbe stato un gioco molto più convincente, molto più appassionante. Così perde un po'. Fermo restando che parliamo di uno dei migliori prodotti di quest'anno, fermo restando che parliamo di uno dei migliori prodotti probabilmente degli ultimi anni in tema survival horror. Per cui, se siete amanti del genere sicuramente lo apprezzerete tanto, sicuramente storcerete il naso di fronte alle stesse cose che l'hanno fatto storcere a me, però ve lo godrete parecchio e posso dire, senza paura di essere smentito, considerando anche il sistema di potenziamento, il sistema di progressione, gli extra sbloccabili alla fine del gioco in perfetto stile gioco anni 90, è un gioco che vale, uno dei pochi giochi che valgono il prezzo d'acquisto, considerando anche che molto probabilmente arriveranno dei DLC ad estendere ulteriormente la durata di un'esperienza che, così come il primo Devil Within, è piuttosto consistente. Ripeto, io giocando a normale ci ho messo 13 ore, ma non mi sono concentrato tantissimo sulle secondarie, non mi sono perso in tante cose su cui magari potevo perdere tempo. L'ho giocato abbastanza rapidamente, ecco, perché ero curioso di vedere che piega prendesse tutta la storia. Però appunto è un gioco che intorno a una quindicina di ore, ecco, sarebbe una sessione media secondo me, tutto considerato. Per cui tenete a mente questo aspetto. Se al contrario cercavate il survival horror in grado di terrorizzarvi, credo che Devil Within 2 non vi spaventerà poi tanto, perché non ha tratti così spaventosi e terrorizzanti come magari poteva avere il primo, che secondo me era un po' più disturbante, un po' più angosciante, un po' più di impatto visivo a livello oddio, ecco, qui capita un po' meno. Per cui tenetelo a mente. Poi, chiaro ragazzi, se avete domande, dubbi, perplessità, curiosità che vi volete levare, sono a disposizione, per cui chiedetemi quello che volete e io sarò ben lieto di rispondervi. Detto ciò, niente, credo che se sia detto tutto quello che si doveva dire, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se lo avete giocato, e niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.